Cristina Scuccia, notte da incubo all'Isola Famosi, era impietrita, urlava terrorizzata. Cristina Scuccia sta affrontando con coraggio le sue prime notti sull'isola. La naufrago ha dichiarato sin dal suo arrivo in Honduras che l'isola è per lei piena di insidiosi pericoli. Ma l'idea di trovarsi ad affrontare le sue paure più grandi è per lei una sfida stimolante. Tra i punti deboli di Cristina c'è la paura del buio e, come si sa, le notti sull'isola possono tenebrose essere imprevedibili. A tranquillizzare Cristina, terrorizzata dal buio pesto di una delle prime notti sull'atollo, è che Rincleri, che all'indomani di una notte da incubo ha raccontato, non stava bene. Mi faceva tenerezza. L'ho trovata così, spaventosissima, seduta e impietrita. Ha riferito ai compagni. Io ho sofferto del buio e so cosa significa. Una volta avevo così paura che sono svenuta. Spiega la naufraga. Ieri ha iniziato ad urlare oddio cos'è quella cosa? Aiuto! E invece era solo una fogliolina. Alla fine si è addormentata con me accanto che l'ho fatta calmare. Qui è buio pesto, non c'è nemmeno una luce, non si vede nulla. È stata la stessa Cristina poi a confessare i timori della notte precedente. Adesso sto bene perché è giorno, ma appena andrà via la luce sarà la stessa cosa. Purtroppo è stata una notte molto dura, sono sincera. Se da un lato Cristina può contare sul supporto di sua mamma, che fa il tifo per lei dall'Italia, non si può dire lo stesso per il mondo clericale, quello con il quale ex suor Cristina ha chiuso definitivamente i conti. L'ultima ad esporsi sulla scelta di Cristina Scuccia di partecipare ad un programma televisivo è stata suor Anna Alfieri. Nominata Cavaliere al Merito della Repubblica, che raggiunta da Adun Cronos ha espresso non poche perplessità. L'Isola dei Famosi non è una trasmissione che la può aiutare a rientrare in se stessa. A fare i conti con il proprio vissuto, ha fatto sapere. Non giudico, lei avrà la sua coscienza, i suoi consiglieri, e sarei curiosa di sapere chi sono, ma mi sono dispiaciuta di quanto fatto dopo, dalle canzoni sensuali all'Isola dei Famosi. Mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione au rispetto a quelle precedenti.